consiglio, cosa pensate che il comune possa fare per scongiurare la chiusura della casa di riposo? Allora, intanto abbiamo chiesto questo consiglio per ribadire l'importanza storica e sociale che il complesso di San Bernardino ha rivestito e speriamo continuerà a rivestire per Agnone. Chiaramente è in gioco l'assistenza agli anziani, che è una delle problematiche maggiori delle aree montane, e soprattutto sono in gioco i dipendenti, e quindi dalle 15 alle 20 persone che lavorano in quella struttura. Chiaramente noi abbiamo chiesto questo consiglio per fare chiarezza sulla situazione e per capire quello che è stato fatto fino adesso e quello che si dovrà fare in futuro al fine di scongiurare la chiusura di San Bernardino e mettere tutti più sereni, le persone che lavorano nella struttura e gli ospiti della struttura stessa e la cooperativa che con rinnovato vigore dovrà continuare la sua attività. Quindi diciamo un po' un'indagine conoscitiva, se vogliamo dire, nel senso perché comunque non è proprietà del comune, quindi il comune di per sé non può attivamente partecipare ai lavori. Il Consiglio Comunale si deve impegnare affinché tutti, maggioranza e opposizione, oggi trovino le motivazioni che uniscano la politica affinché si trovi la soluzione migliore per far rimanere la struttura aperta. La Curia, già che è proprietaria attraverso la cooperativa della struttura, già ha dato un aiuto con un finanziamento di 75.000 euro, si dovrà cercare di fare un altro sforzo da parte della Curia e speriamo con un'attività politica con gli organi regionali attraverso il Presidente Frattura e l'Assessore Nagni, oppure privati cittadini che vogliano dare una mano a sostenere quei costi per fare quegli adeguamenti che permettano alla struttura di ottenere le certificazioni necessarie. Perfetto.